Presidente, sono chiamato, lo faccio sempre con orgoglio, a presentare i rapporti dell'ISPRA. Questo è uno dei prodotti, diciamo, di punta della nostra documentazione tecnico-scientifica, che si avvia, come ha detto il Presidente, a diventare prodotto di sistema nella logica che è stata prima richiamata. Sono certo che, conoscendo il prodotto e anche i miei interventi di presentazione, non vi aspettate niente di particolarmente divertente. Cercherò di essere sintetico e di darvi, diciamo, il minor numero di dati possibile, rinviando poi a una lettura più attenta che farete sicuramente leggendo il rapporto scaricabile sul web, rinviando poi ogni ulteriore considerazione a una lettura più approfondita. Mi associo ai saluti e ai ringraziamenti che il Presidente ha già fatto. Aggiungo soltanto che questa mattina i Presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, Realacci e Marinello, hanno comunicato che per lavori parlamentari che sono, sì, il decreto ILVA, che sono stati calendarizzati, non saranno presenti, scusandosi per l'assenza, ma ovviamente salutando tutti i partecipanti. Così come anche il Presidente della Commissione parlamentare per il ciclo illecito dei rifiuti, onorevole Bratti, che anche lui costretto in Parlamento per il decreto ILVA, oltre che per un attacco influenzale. Questo siamo stati testimoni oculari ieri sera, io, Marchesi e altri colleghi direttori qui presenti, che ovviamente ringrazio e saluto. Bene, prima di iniziare mi associo al saluto e ringraziamento per sia nei confronti del Ministero che ci ospita, ma nei confronti dei miei colleghi di ISPRA. Vedo qui presenti tutti i ragazzi, permettetemi di chiamarvi così, del servizio rifiuti, condotti dalla collega ragazza Rosanna Laraia, che saluto e devo dire che, come il Presidente ha detto, noi viviamo sullo stesso corridoio, per cui è bello sentire che alle 7 e mezzo di sera le urla dalle loro stanze, perché non riesco mai a capire perché non riescono ad essere d'accordo sui dati, che sono un fatto matematico. Poi normalmente dovrebbe essere nella mia stanza che si urla, invece ogni tanto sono costretto ad andare nella loro e a calmare la caciara che si sente da noi. Allora, detto questo, veniamo alla presentazione dei dati. Vi prego di accogliere questo intervento con la pazienza consueta rispetto ai miei interventi. Questa è la produzione della gestione dei rifiuti, questa slide, uso per l'ultima volta quest'anno i termini inglesi, dall'anno prossimo non li useremo più. In questa slide vedete la produzione di rifiuti speciali nell'Unione Europea a 15, riferita all'anno 2012, sono gli ultimi dati disponibili, e da questa slide possiamo notare che si sono prodotti nel 2012 in Europa circa 1,6 miliardi di tonnellate di rifiuti speciali, costituiti per quasi il 96% da rifiuti speciali non pericolosi e dal 4% da pericolosi. Il maggior produttore è la Germania, con circa 318 milioni di tonnellate, seguita dalla Francia e del Regno Unito. Elevati quantitativi si registrano anche in Svezia e in Italia, pari a circa l'8% del totale. Anche per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, la Germania ne produce più di tutti, circa 22 milioni di tonnellate, e poi la Francia, noi con quasi 9 milioni di tonnellate, e il Regno Unito. Come sono stati gestiti questi rifiuti nell'Europa 15? I dati sono ordinati per percentuali crescenti di smaltimento in discarica: 54,3% è avviato al recupero di materie, il 31,4% smaltito in discarica, quasi il 5% viene incenerito. Per quanto riguarda il ricorso alla discarica, devo dire che l'Italia presenta un dato positivo, perché lo smaltimento in discarica si attesta a percentuali contenute, circa l'11,2%. Quasi tutti gli altri paesi, ad eccezione dei Paesi Bassi, la percentuale supera il 20%, in Grecia siamo quasi al 90%. Per quanto riguarda l'Italia, nel 2014 la produzione nazionale di rifiuti si attesta a 130 milioni di tonnellate, aumenta il 5% rispetto al 2013, circa 6,1 milioni di tonnellate. Aumentano gli speciali non pericolosi, che sono circa 122 milioni. La produzione dei pericolosi, pari a oltre 8,8, è sostanzialmente stabile. In particolare i rifiuti di costruzione e demolizione aumentano del 4,7%. Sì.
Il maggior contributo alla produzione dei rifiuti speciali non pericolosi deriva dal settore delle costruzioni e demolizioni, con una percentuale pari al 42,3% del totale prodotto. Seguono le attività di trattamento dei rifiuti con 33 milioni di tonnellate e quelle manifatturiere con 23 milioni e mezzo. Sul tema dei rifiuti da costruzione e demolizione torneremo poi nella presentazione del rapporto sul consumo di suolo, si lega in qualche modo, che faremo mercoledì prossimo. Le principali tipologie di rifiuti non pericolosi sono costituite dai rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, come dicevo prima, pari al 41,5% della produzione totale, da quelli prodotti dal trattamento dei rifiuti e dalle acque reflue con circa il 31,2%. Qui seguono i rifiuti prodotti dai processi termici, che rappresentano circa il 7%. Venendo alla produzione dei rifiuti speciali divisi per attività economica, vediamo che il settore manufatturiero produce 3 milioni e mezzo quasi tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, pari al 39% del totale. Le attività di trattamento rifiuti e di risanamento producono circa 2 milioni e mezzo di tonnellate. Anche il settore dei servizi del commercio e dei trasporti produce elevate quantità di rifiuti pericolosi, quasi 2 milioni di tonnellate, il 20,7% del totale. Le principali tipologie di rifiuti pericolosi prodotte maggiormente nel 2014 nel nostro paese sono i rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, circa il 26,6% del totale, i rifiuti rappresentati dai veicoli fuori uso, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori con 1,8 milioni di tonnellate, il 20% del totale, quindi i rifiuti del comparto chimico con 1,2 milioni di tonnellate, pari al 14% del totale. Venendo alla produzione dei rifiuti speciali per regione, i maggiori valori di produzione totale dei rifiuti speciali si registrano nel nord Italia, siamo quasi poco più di 78 milioni di tonnellate, 60% circa del dato nazionale, più basse sono le percentuali ovviamente nel centro e nel sud dell'Italia. A livello regionale, al nord la Lombardia produce quasi 29 milioni e 200 mila tonnellate di rifiuti speciali, pari al 22,3% del valore nazionale, seguita dal Veneto con 14 milioni di tonnellate, quasi l'11% del totale, dall'Emilia con 13,6 milioni di tonnellate, il 10,4% del totale. Tra le regioni del centro i maggiori valori di produzione si registrano in Toscana, quasi 10 milioni di tonnellate, e al sud per la Puglia, che produce oltre quasi 9 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, pari a quasi il 7% del totale. Come vengono gestiti questi rifiuti nel nostro paese relativamente al 2014? Intanto il dato complessivo si attesta a 133,8 milioni di tonnellate, costituiti, come dicevo prima, per il 94% da non pericolosi e per il 6% da pericolosi. Nel complesso i rifiuti recuperati sotto forma di materia sono circa 83,4 milioni di tonnellate, il recupero di energia interessa circa 2 milioni di tonnellate, all'incenerimento sono avviati 1.200.000 tonnellate, lo smaltimento in discarica con 11,4 milioni di tonnellate riguarda l'8,5%, mentre i rifiuti avviati ad altre operazioni di smaltimento, quali il trattamento chimico-fisico e il ricondizionamento, sono pari a 20 milioni di tonnellate, il 15% del totale. Considerevoli sono le quantità di rifiuti stoccate prima dell'avvio a operazioni di recupero-smaltimento, in particolare la messa in riserva prima dell'avvio ad operazioni di recupero sono destinate oltre 14 milioni di tonnellate. I dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi nell'anno 2014 evidenziano che il recupero di materie rappresenta la principale forma di gestione, con 81,6 milioni di tonnellate, pari al 73,2% del totale, costituite in prevalenza dal riciclaggio di rifiuti inorganici, 46,7 milioni di tonnellate. Alle altre operazioni di smaltimento sono invece avviate 16 milioni di tonnellate, mentre in discarica sono smaltite circa 10 milioni di tonnellate. Risultano residuali quantitativi di rifiuti non pericolosi avviati al recupero di energia e all'incenerimento poco meno di 1 milione di tonnellate. Evidenzio questi due dati che secondo me sono molto importanti: da un lato il ricorso molto contenuto, anche se ancora significativo, alla discarica, e dall'altro la percentuale molto alta di recupero di materia che pone il nostro Paese ai vertici del sistema comunitario e dell'Unione Europea. Veniamo ai rifiuti pericolosi.
per i quali le forme di gestione più diffusa sono le cosiddette altre operazioni di smaltimento, che interessano complessivamente 4 milioni di tonnellate, poco più del 50% del totale, che comprendono il trattamento chimico-fisico, che con 3,3 milioni di tonnellate è sicuramente la forma di gestione maggiormente utilizzata. In discarica sono smaltiti 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi, pari al 16% circa del totale. Il quantitativo avviato al recupero di materie è pari a 1,8 milioni di tonnellate, corrispondente al 23,3%. Tra queste, l'operazione più diffusa è rappresentata dal cosiddetto riciclo recupero dei metalli o composti metallici, che costituisce quasi il 30% del totale. L'incenerimento e il recupero di energia interessano rispettivamente 407.000 e 76.000 tonnellate. Vediamo la situazione relativamente agli impianti di recupero energetico. Nel 2014 gli impianti industriali che utilizzano i rifiuti speciali come fonte di energia sono nel nostro paese 401, di cui 308 trattano una quantità di rifiuti superiore al quantitativo di 100 tonnellate anno. Esistono inoltre una serie di attività industriali, 93 impianti, in cui sono utilizzati piccoli quantitativi di rifiuti esclusivamente per il recupero di energia termica funzionale al proprio ciclo produttivo. Il quantitativo complessivo di rifiuti speciali recuperato è quindi pari a 2,1 milioni di tonnellate, costituiti principalmente da rifiuti non pericolosi, mentre i rifiuti pericolosi ammontano a circa 76.000 tonnellate. Le principali tipologie di rifiuti pericolosi utilizzati come fonte di energia nel 2014 sono i rifiuti prodotti dal trattamento chimico-fisico di rifiuti industriali e delle acque reflue, pari al 66,2%, i rifiuti sanitari, 10,6%, gli oli esausti, 7,5%, i rifiuti di imballaggio, 5,5%, e i rifiuti della produzione di prodotti chimici e organici di base, pari al 4%. Mentre, volendo analizzare le principali tipologie di rifiuti non pericolosi avviati al recupero di energia, possiamo indicare il biogas, 37,7%, i rifiuti della lavorazione del legno, della carta ed affini, pari al 34,8%, i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, l'11,4%, i rifiuti combustibili, 6,7%, e i rifiuti dell'attività agroalimentare, 3,8%. Se adesso analizziamo brevemente le quantità avviate ad incenerimento, le quantità di rifiuti speciali avviate ad incenerimento nel 2014, intanto diciamo che gli impianti che trattano rifiuti, gli impianti di incenerimento in esercizio che trattano rifiuti speciali nel nostro paese sono 85, di cui 43 destinati principalmente al trattamento dei rifiuti urbani. La gran parte di questi inceneritori è localizzata al nord, 51 impianti, nel centro ne sono presenti 11 e al sud 23. L'incenerimento dei rifiuti interessa complessivamente, considerando anche quelli trattati in impianti per rifiuti urbani, quasi 1,5 milioni di tonnellate. I rifiuti non pericolosi inceneriti sono circa 988.000 tonnellate, pari al 70,8% del totale, mentre i rifiuti non pericolosi sono pari a 407.000 tonnellate, pari al 29,2% del totale. Se invece vogliamo considerare i rifiuti pericolosi avviati ad incenerimento, le principali tipologie sono rappresentate dai rifiuti del settore sanitario, il 25,4%, i rifiuti prodotti dal trattamento chimico-fisico di rifiuti industriali delle acque reflue, 24,3%, i rifiuti della produzione di prodotti chimici organici di base, quasi il 24%, i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, 10,5%, e i rifiuti della produzione chimico-farmaceutica. Le principali tipologie di rifiuti non speciali non pericolosi maggiormente incenerite sono i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti con un quantitativo del 35,8%, i rifiuti prodotti da trattamento chimico-fisico di rifiuti industriali delle acque reflue con il 25,6%, i rifiuti combustibili 22,4%, i rifiuti della lavorazione del legno, della carta ed affini quasi l'11%. Vediamo invece quante sono le discariche che smaltiscono rifiuti speciali per categoria.
nel biennio abbiamo considerato 2012-2014, ebbene in questo lasso di tempo di riferimento abbiamo censito 392 discariche che smaltiscono rifiuti speciali, di cui 228 al nord, 58 al centro e 106 al sud. Rispetto al 2013 il numero che ho indicato per il 2014 diminuisce di 12 unità, meno 3 unità al nord, meno 1 al centro e meno 8 al sud. Il 46,4% del totale degli impianti operativi sono costituiti da discariche per rifiuti inerti, 182, mentre il 50,5% dalle discariche per rifiuti non pericolosi e solo il 3,1% da discariche per rifiuti pericolosi, in totale 12 impianti. Nel 2014 sono state smaltite in discarica 11,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, 10,1 milioni di tonnellate sono rifiuti speciali non pericolosi, quasi il 90% del totale, 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi, pari a quasi l'11% del totale. Rispetto al 2013 registriamo una crescita dei quantitativi totali smaltiti pari a 460.000 tonnellate, più 4,2%, crescono le quantità sia al nord che al centro, diminuiscono invece le quantità smaltite al sud. Se poi andiamo ad analizzare la percentuale sul dato nazionale dei rifiuti speciali smaltiti in discarica, vediamo che le percentuali maggiori si registrano in Lombardia, quasi il 18% del totale nazionale, in Piemonte il 14%, il Veneto il 12%, Sardegna 11% e Sicilia 10%. La Liguria, il Lazio e il Molise smaltiscono solo rifiuti non pericolosi, la Campania invece non ha discariche sul proprio territorio. Questa slide dà un'indicazione dei dati sempre molto interessante rispetto a questa materia, cioè l'esportazione e l'importazione di rifiuti speciali nell'anno 2014, nel quale abbiamo esportato 3,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui il 71%, pari a 2,3 milioni di tonnellate, rifiuti non pericolosi, e circa il 30%, 919.000 tonnellate, rifiuti pericolosi. Nettamente superiori sono però i rifiuti che abbiamo importato in Italia, pari a circa 6,2 milioni di tonnellate, costituiti quasi esclusivamente da rifiuti non pericolosi, in quanto i rifiuti pericolosi ammontano a poco più di 160.000 tonnellate, meno del 3% del totale importato. Le principali tipologie di rifiuti esportate sono costituite dai rifiuti prodotti da processi termici e da impianti di trattamento dei rifiuti, rispettivamente pari al 42,3% e al 34,8%. I quantitativi maggiori sono destinati alla Germania e alla Cina. In particolare in Germania vengono esportate circa 900.000 tonnellate di rifiuti speciali costituite prevalentemente da rifiuti pericolosi, 678.000 tonnellate, mentre in Cina vengono esportate quasi 280.000 tonnellate di soli rifiuti non pericolosi. Come sono stati gestiti i rifiuti esportati nel 2014? Prevalentemente sono destinati al recupero di materia, oltre 2 milioni di tonnellate, quasi il 93% del totale, mentre 133.000 tonnellate sono recuperate come fonte di energia e 34.000 tonnellate sono avviate a smaltimento, circa il 6% rispettivamente l'1%. I rifiuti pericolosi per il 57% sono sottoposti ad operazioni di smaltimento, circa 523.000 tonnellate, mentre per il 32% sono avviati al recupero di materia e per l'11% sono recuperati sotto forma di energia. Per quanto riguarda invece le tipologie di rifiuti che importiamo nel nostro paese, ebbene le principali tipologie di questi rifiuti sono costituite dai rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, con il 51%, prevalentemente si tratta di rifiuti metallici, mentre i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti con il 28,2% e i rifiuti prodotti dalla lavorazione e trattamento dei metalli e della plastica con quasi il 17%. Da dove provengono questi rifiuti? La maggiori quantità provengono dalla Germania, 1,2 milioni di tonnellate, e dall'Ungheria, con 954.000 tonnellate, e sono costituiti quasi interamente dai rifiuti non pericolosi di natura metallica. Quest'anno abbiamo voluto poi, mi avvio rapidamente alla conclusione, completare anche il rapporto con dei focus
Uno riguarda la percentuale di recupero di veicoli fuori uso, che nel 2014 abbiamo calcolato appunto la percentuale di riempiego e riciclaggio dei veicoli fuori uso, che nel 2014 ha raggiunto la percentuale dell'83% del peso medio del veicolo. Il recupero totale, comprensivo della quantità avviata al recupero di energia, sfiora l'85%, obiettivo previsto per il 2006 e quindi quindi ancora lontano dal target previsto per il 1 gennaio 2015, che ricordo fissava il limite al 95%. Per quanto riguarda invece dell'altro focus, i pneumatici fuori uso, nel 2014 abbiamo registrato la produzione di oltre 426.000 tonnellate di PFU, di queste 365.000 sono state gestite in Italia e oltre 125.000 tonnellate sono invece state esportate in altri paesi dell'Unione. Per quanto riguarda i PFU, il recupero di materia è la forma di gestione più diffusa, interessa quasi il 70% del totale gestito, seguita dal recupero energetico con quasi il 10% del totale gestito. Ultima slide, che si collega anche in maniera credo casuale, però non tanto alla raccolta di questi dati quanto all'iniziativa. Ieri sera la Camera dei Deputati ha proprio organizzato un'iniziativa sul tema dell'amianto e dei danni dell'amianto, in particolare nel territorio di Casale Monferrato e delle Langhe. Bene, per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto prodotti in Italia nell'anno 2014, abbiamo censito circa 340.000 tonnellate, di cui il 93% circa è costituito da rifiuti di materiali di costruzione che contengono amianto. In Italia di questo quantitativo vengono gestite quasi 240.000 tonnellate, oltre 155.000 tonnellate sono invece esportate in Germania, dove vengono smaltite per lo più in miniere dismesse. La forma di smaltimento prevalente in Italia di questi rifiuti contenenti amianto è la discarica, con l'82% del totale gestito, mentre il restante quantitativo è avviato ad altre operazioni di smaltimento. Io ho cercato di sintetizzare un lavoro articolato e complesso che i colleghi hanno svolto con la capacità e la competenza che sapete. Sono dati che ovviamente vanno letti per quello che sono, ma che inevitabilmente generano una serie di riflessioni che nella tavola rotonda saranno sicuramente approfondite da parte dei vari partecipanti. Io mi limito solo, avendo avuto il piacere di occuparmi di questa materia in particolare da oltre 10 anni, di registrare che in questi 10 anni dei passi avanti consistenti il nostro Paese per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, sia i solidi urbani, l'aveva citato prima il Presidente, sia per quanto riguarda gli speciali, bene, questi passi avanti sono stati fatti. C'è ancora da fare, ma io credo che il trend, la tendenza, il solco sia stato tracciato e quindi sia possibile per il nostro Paese, ovviamente producendo ancora gli sforzi necessari, arrivare a performance migliori, arrivare a raggiungere i target che l'Unione Europea ci impone e che peraltro credo anche le istituzioni si attendono e i cittadini ci chiedono. Vi ringrazio. Grazie Stefano, grazie per la sintesi.